Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Jopa17 e oggi siamo tornati su Minecraft per un nuovo episodio della Minecraft Skyblock, una nuovissima serie che vi porterò sul canale durante le prossime 10 settimane. Nello scorso episodio vi ho mostrato velocemente il server dove si svolgerà questa serie, che si chiama Fusion Block. Per raggiungerlo anche voi vi basta inserire l'indirizzo che vedete a schermo, mc.fusionblock.it, che trovate anche nella descrizione di questo video, e se volete partire subito alla grande inserendo il codice slash codice Jopa17 tutto maiuscolo, riceverete un kit di benvenuto con già vari strumenti, varie sementi da piantare sulla vostra isola. Oggi ragazzi, in questo primo video volevo mostrarvi come costruire una semplice farm, quindi direi di andare sulla mia isola. Ho già recuperato tutti gli elementi che mi serviranno per costruire questa farm. Come potete vedere ho già preparato uno spiazzo dove costruirla e pensavo di realizzare una farm di pietra. Per costruirla avremo bisogno di un po' di pietrisco, e per la precisione 51 pezzi, 2 bauli, 4 tramogge o hopper, una lastra di pietrisco qualsiasi, una botola di legno, un secchio di lava, 2 secchi d'acqua e basta. È una farm molto molto semplice, spero che ragazzi però vi possa tornare utile. Diciamo che pensavo di iniziare questa serie costruendo questo tipo di farm, perché in questo modo non dobbiamo tutte le volte andare in miniera. Diciamo che in miniera si può trovare anche del ferro, del carbone, che ci può tornare molto molto utile, però se ho la possibilità di espandere la mia isola senza dover andare in miniera è meglio. Allora, dobbiamo iniziare costruendo un rettangolo 4x6. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi dobbiamo spaccare questi due blocchi qua davanti e dovete piazzare i due bauli in questo modo. Una volta fatto ciò dovete piazzare praticamente i 4 hopper in modo che si colleghino l'uno con l'altro e poi riempire gli spazi vuoti. Qui davanti dovrete piazzare il mezzo blocco a quest'altezza e dall'altra parte la botola. Qui dentro dovrete piazzare 4 blocchi in questo modo, come ho fatto io. Qui dentro dovrete piazzare poi 2 secchi d'acqua, uno in quell'angolo lì e l'altro proprio sopra al baule in questo modo. E poi chiudere tutto qua con una bella pietra. Per quanto riguarda la lava, dovrete piazzarla in questo punto. E in questo modo avrete la possibilità di recuperare cobblestone in continuazione senza dover andare in miniera. Questa è una farm molto molto semplice. Per sicurezza, se volete, potete anche chiuderla per magari evitare di finire dentro la lava se passerete qui sopra. Possiamo mettere qualche torcia per illuminare un po' la zona. Naturalmente, ah guardate, abbiamo recuperato anche un po' di carbone. Quindi non solo possiamo recuperare del pietrisco, ma anche del carbone. Con il pietrisco che poi recuperiamo da questa farm possiamo praticamente poi espandere la nostra isola, perché per chi ha già fatto un salto sul server, se avete notato, la terra costa veramente un sacco e quindi l'isola conviene allargarla con il pietrisco. Anche questa farm qua era meglio costruirla su del pietrisco e non sulla terra, perché la terra magari la possiamo utilizzare per coltivare qualche ortaggio. Nel prossimo episodio vi ricordo che ho intenzione di portare un nuovo episodio di Minecraft tutti i mercoledì sul canale. Creerò magari una farm per produrre automaticamente o semi-automaticamente del cibo. Ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Minecraft qua.
non sarà durato tantissimo, però spero che vi possa tornare molto molto utile. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Minecraft. Alla prossima, ragazzi!